Buongiorno, ben ritrovati. Stamattina mi chiedevo, ma Vigna? Perché ne ho sentite di tutti i colori, no? Sta facendo la quarantena. È tutto a posto, tutto fatto. Appena finisce la quarantena, firma. La quarantena è finita da un paio di giorni. Quindi? Poi ieri ho sentito una dichiarazione di Guido Dubaldo, un giornalista che ha iniziato veramente ragazzino a parlare della Roma, il quale affermava che Vigna non sarà pronto per l'inizio del campionato perché non ha fatto la preparazione. Io mi chiedo, ma veramente noi siamo fatti per complicarci la vita? Ma veramente? Cioè, con tanti giocatori che ci sono, che si possono andare a prendere, se ne va a prendere uno il cui cartellino è in possesso di un pool di società, di persone che non si mettono d'accordo, poi tutto fatto dall'Uruguay, tutto fatto dal Brasile, tutto fatto. Intanto la firma e l'ufficializzazione non arrivano e tanto si viene a sapere che questo giocatore che ha appena fatto la quarantena non sarà pronto per l'inizio del campionato. Ora io mi chiedo, può essere anche che siano delle cazzate di Guido Dubaldo? In fondo di cazzate ne dicono tante i giornalisti. Però sono veramente basito perché quando non ci sono i problemi, alla Roma facciamo in modo di cercarceli con la pila. Cioè, se non ci sono, se è buio, noi ce li cerchiamo con la pila. Questo tutto da sommare a una campagna acquisti che fino adesso non ha detto praticamente niente. Un portiere pagato a peso d'oro, un attaccante che per carità a me piace, ma ha pagato veramente tanto, e un terzino per cui non è ancora arrivata l'ufficialità dopo sono passati 10 giorni di quarantena, credo una quindicina di giorni almeno, e niente, non ha ancora firmato, non c'è l'ufficialità. Io dico, Tiago Pinto, c'è un limite a tutto, il non parlare, il non rendere partecipi i tifosi, c'è un limite a tutto, c'è un limite a tutto. Perché noi abbiamo dato credito a chiunque, noi sostenitori di questa squadra, abbiamo dato credito a chiunque, però c'è un limite a tutto. E a me sinceramente non piace tanto come stanno andando le cose. Cioè non c'è niente da fare, io cerco di essere positivo, sono positivo perché mi piace la squadra, mi piace Mourinho, ma non mi piace il manico. Non mi piace, non è il modo di fare. Non è il modo di fare, noi diamo il culo per la Roma. Tiago Pinto non va bene, Friedkin non va bene così.